Intanto Napoli è in sorta contro i tedeschi, cosa che non ha fatto nessun'altra città d'Italia. E poi ha sofferto terribilmente la guerra aerea, eccetera. È diventata 1.000 volte italiana. E lui, questa sua idea di parlare Italianizzazione. meno napoletano Sì. è Ah, sacrosanta. nasce da qui, da Napoli Milanare. Nasce da questa commedia. Pensa. E da grande giornalista ha visto Napoli e i problemi italiani da un'altra ottica. Lui è stato per anni stretto collaboratore di Sandro Pertini quando Sandro Pertini era Presidente della Repubblica. Quindi perché, lo chiedo al napoletano e all'osservatore di tutto il paese, perché Napoli Perché Napoli? sta sempre combinata male? Col fiato sospeso. Ma perché Napoli ha avuto. C'è un grande uomo politico italiano che ha detto una cosa bellissima. Non è la razza, è la storia. È la nostra storia che è stata una storia di occupazione. Noi abbiamo avuto 13 occupazioni straniere. Quelli che avevano l'Austria hanno avuto uno Stato, una società, un'organizzazione. Noi abbiamo avuto la Spagna e non la Spagna di Zapatero, che pure ha fatto la brutta fine, ma la Spagna, cioè abbiamo avuto 2 secoli di disordine, è difficile riprendere. Poi noi siamo, diciamo, ateniesi. Tu non troverai nei libri di storia che la Grecia ha fatto la guerra con la Turchia, ma Messene la faceva con Sparta e Sparta con Atene. Noi abbiamo questa particolarità. Ma che cosa è stato? Io mi ricordo nel 1980 si è fatta le elezioni e ha vinto il Partito Comunista. Ebbe un grosso, non ebbe la maggioranza assoluta, invece. Ci fu una grande festa di sera e c'era Eduardo. Eduardo aveva votato per il sindaco Valenzi, che era un uomo straordinario, anche un intellettuale Molto straordinario. bravo. Un applauso enorme, eh? Nel silenzio si sente la voce di Edoardo. Il difficile comincia adesso. Quella è stata la sua testimonianza. Si può essere un grande attore comico e una persona serissima. Poi Come ha detto, fui da venna a Napoli e non lo doveva dire. no. Certo. No, quello non lo Non lo doveva doveva dire. dire. No, no. Io sono 60, 70 anni di professione, dovunque nel mondo, dalla Cina al Sì. Brasile, alle 5 e mezza di pomeriggio di domenica, perché si giocava da domenica, tutti mi chiedevano: dottore, che ha fatto Napoli? Cioè, questa emigrazione non è un Appassionato, rifiuto, Lorandi, attenzione, è una che fa nostalgia. a noi napoletani che abbiamo. Che Napoli ci sta ricreando. Tu pensi che hanno superato il milione di spettatori? È stato superato un record mondiale. Perché i napoletani nel Napoli vedono anche un'immagine di resurrezione, Si un'immagine di realizzano. rivincita. È importante. No, bisogna dire che il presidente. Il più bel film che ha fatto il presidente è il Napoli. Ah, bella questa.